Mentre continua a piovere, i bacini di laminazione di Caldogno, aperto nella notte, ed Erololo, attivo da ieri, hanno raccolto complessivamente 1.600.000 metri cubi d'acqua che si sarebbero riversati in gran parte su Vicenza. Malgrado questa determinante azione che sta contenendo la piena del Bacchiglione, in città l'allarme resta molto elevato, soprattutto per gli allagamenti prodotti dall'Aretrone, dalla Dioma, dai fossati della rete secondaria e dalle condotte della rete meteorica. Per tutta la notte, ha dichiarato il sindaco Possamai, il COC ha monitorato la situazione e disposto interventi sulla base delle segnalazioni registrate. Le piogge persistenti hanno incessantemente interessato non solo la montagna ma anche la pianura, dove in due giorni è caduta la quota record di 150 mm d'acqua, che ha messo ulteriormente in difficoltà soprattutto la zona del Retrone. Evitare scantinati e sottopassi, limitare al massimo gli spostamenti, questi gli inviti. Ringrazio la Regione, continua Possamai, rappresentata dall'assessore alla Protezione Civile Bottaccin e tutte le persone impegnate da ore nell'emergenza.